Ha suscitato molto interesse il convegno sul tema del turismo cinofilo nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che è servito per riaccendere i riflettori sulle potenzialità del borgo abbandonato, ma soprattutto per discutere delle opportunità che il turismo cinofilo potrebbe offrire al territorio. I borghi vanno recuperati, bisogna riproporli come momento di storia, di incontro. Ho visto che oggi, a parte l'iniziativa sulla cinofilia, ho visto un bellissimo gruppo di trekking che camminava da Sant'Angelo a Pasenella, Rossigno Vecchia, quindi è anche una meta per un'attività che fa bene alla salute, le persone che camminano, che passeggiano. Ieri sera, quando sono arrivato, ho trovato un gruppo di giovani archeologhi che stanno facendo scavi a Monte Bruno, quindi insomma è un grande giacimento di storia, di cultura, che certamente è faticoso riproporre, perché poi le distanze restano elevate. La viabilità, per quanto la si debba migliorare, resterà sempre impervia, perché poi siamo circondati da colline, quindi non è che si può trasformare una zona così orograficamente complessa in una arteria di scorrimento a tre corsie. Quindi sicuramente bisogna però riproporre queste realtà in mille modi. Il nostro parco è il più grande d'Italia, 80 comuni, 15 comuni dell'area contigua, 4 riconoscimenti UNESCO, unico parco al mondo ad avere 4 riconoscimenti UNESCO. Realmente un patrimonio di grande valore, e gli all'interno rappresentano le nostre eccellenze. Basta guardare qui dove siamo oggi, no? Rossigno Vecchia è un gioiellino che ovviamente sulla quale bisogna però investire sempre di più, perché quel turismo che guarda con grande attenzione i nostri territori oggi deve spostarsi non soltanto sulla fascia costiera, ma dobbiamo fare in modo di farlo spostare anche nelle aree interne il più possibile. Fermo restando che noi dobbiamo fare una precisazione, però, che il turismo dei nostri territori è un turismo di qualità, non è un turismo di massa, ed essendo un turismo di qualità noi dobbiamo fare in modo che ovviamente aumentare anche il livello dei servizi, il numero dei servizi e il livello dei servizi. Questa è la sfida vera, grande, importante che metteremo in campo soprattutto in occasione del Recovery Fund.